Assessore, oggi è la festa della donna e c'è questa cerimonia in Piazza Rizzo, l'inaugurazione di questa panchina rossa per tutte le donne, un pensiero va anche alle donne dell'Ucraina. Certamente sì, va a tutte le donne purtroppo per il terribile momento che stiamo vivendo dopo una pandemia sanitaria, quella del Covid, passiamo a un evento terribile come quello della guerra che peraltro è qui vicino a noi, che ci vede coinvolti in prima persona quantomeno per l'accoglienza di queste donne, questi ragazzi, queste persone che quasi dalla sera alla mattina si sono trovate a dover scappare dalla propria casa, dai propri affetti e dai propri, quindi sicuramente è un modo, anche perché quando vengo qui a Borgo Marino Sud, ormai sono tanti anni, è sempre un piacere, perché è un piacere ricordare e conoscere quella che è la vita che questi borghi ormai da tanti anni, pescatori con le loro famiglie, con le loro donne che abbiamo visto avere il ruolo forse fondamentale all'interno del nucleo. Oggi viene inaugurata questa panchina rossa in memoria di tutte le donne vittime di violenza. Come è nata questa iniziativa? Beh, questa iniziativa è nata per volere comunque delle donne del quartiere, della borgata, perché noi ci sentiamo in prima attico, qui non è mai, diciamo, abbiamo sempre rispettato le donne, le mogli, le figlie, anche perché essendo pescatori, sai, si esce la notte, si dà il bacetto alla moglie, alle figlie, perché non sai se poi ritorni, quindi voglio dire, questo è, e la moglie pensa a portare avanti quelle che è la famiglia, quindi qui discriminazione contro la donna non c'è, diciamo, non c'è mai che mi risulti. Io sono nato qua, ho 75 anni, sono nato qua, quindi che mi risulti non è mai successo. Abbiamo deciso di fare questa cosa in onore proprio alle donne, ma a tutte le donne del mondo, senza nessuna distinzione eccetera, anche perché dovrebbe essere sempre così. Però oggi è una giornata molto particolare, purtroppo è una festa internazionale, abbiamo fatto, ma noi tutti i giorni, diciamo, rispettiamo le donne, la nostra donna e altre donne, quindi non è un problema di oggi.